si pre- ore 16:30. Yodi, la patata allo yodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Rai GR1. Simona Grossi, il presidente americano Obama, colloquio con il Papa in Vaticano, stretta di mano calorosa. Per me è un grande onore, ha detto il presidente USA Benedetto XVI, grazie molte. E cala il sipario sul G8 dell'Aquila, un vertice riuscito, commenta soddisfatto Berlusconi, è andato tutto benissimo e abbiamo ricevuto i complimenti da tutti. Nel documento finale le misure anticrisi, un impegno per l'occupazione, no al protezionismo, varato poi un piano da 20 miliardi per la sicurezza alimentare. Sul nucleare, ha affermato Obama, non aspetteremo a tempo indefinito. I leader hanno ritenuto che il problema dei cambiamenti climatici è urgente. Il corteo No Global è arrivato all'Aquila, partite da Paganica, alcune migliaia di persone hanno raggiunto il cuore del capoluogo abruzzese devastato dal terremoto del 6 aprile. Imponenti le misure di sicurezza, le forze dell'ordine stanno ora fronteggiando un gruppo di manifestanti che tentano di entrare nel centro storico dell'Aquila, che è chiuso. L'imprenditore ucciso in provincia di Agrigento per 200 euro, i due arrestati, entrambi 19enni, Michele Buongiorno e Rosario Stuto, emulavano i criminali di una fiction. Il particolare è emerso durante la conferenza stampa seguita ai due arresti. Il film americano di legname Luigi Salvo era scomparso lo scorso 18 giugno ed è stato poi ritrovato carbonizzato a Favara. Altre due o tre persone, anche loro giovanissime, potrebbero essere coinvolte. Il processo per l'uccisione del tifoso laziale Gabriele Sandri, giustizia non vendetta, chiede la difesa dell'agente Spaccarotella, non può essere punito per omicidio volontario, aggiunge illegale. Il PM, lo ricordiamo, ha chiesto 14 anni di reclusione perché le attenuanti da riconoscere all'agente di polizia sono prevalenti sulle aggravanti. Per questo motivo la pena non inferiore a 21 anni prevista dal codice per l'omicidio deve essere ridotta. Il prossimo GR1 alle 17. 10 anni. Colposo. Avete Mercedes Benz? Vito Sprinter, sa muoversi una lotta. Trasportatore? No, pugiletto. Tutti vorrebbero Vito Friendly a 12.600 euro, incentivi statali inclusi. E il resto della gamma, Vito e Sprinter a tasso zero. Tag max 1,42%. Paga, gatta, vinci! È la sorpresa. Brescia. Ci spostiamo sull'Autosole, dove troviamo code per traffico tra Pian del Voglio e Rio Veggio in direzione nord verso Bologna, ma ci sono code per materiali dispersi anche tra Sasso Marconi e Rio Veggio in direzione invece dell'allacciamento con la 11. Restiamo in Toscana. Questa è zona autostrada di grandi comunicazioni. Hanno fatto un nuovo rotatorio. Livorno, dove la coda di 3 km è provocata da un cantiere di lavori tra lo svincolo di San Miniato Basso e lo svincolo di Montopoli in Valdarno in direzione dello svincolo d'Arsena Toscana Est. Guarda, la situazione sull'anello del grande raccordo anulare di Roma, che vede traffico intenso, in particolare code tra Selva Candida e lo svincolo per la via Cassia sulla carreggiata interna. Questo è il rotatorio che accede poi allo svincolo per l'allacciamento con la diramazione Roma Nord, una mega rotatoria per l'allacciamento con la 24 Roma Teramo sulla carreggiata interna, e infine anche nel quadrante sud della capitale, sempre sul raccordo cittadino, troviamo code tratti per traffico tra l'allacciamento con l'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo per la Romanina, ripeto, in carreggiata esterna. Queste le notizie al momento, è tutto dal CIS, grazie per l'attenzione e un buon proseguimento d'ascolto. In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ACI, ANAS, AISCAT, Autostrade per l'Italia e la partecipazione dell'ACI. Se c'è una cosa che insopporto è attraversare Salerno Reggio Calabria. Eccola. Ci vorrebbe il ponte da Salerno a Messina. Anando, c'è de meglio. Meglio del ponte, c'è la nave Caronte. Coi traghetti Caronte, te godi il paesaggio e te rilassi come in crociera. E vai col ponte da Caronte. Chiama il numero verde 800-627-414 e prenota la tua prossima traversata da Salerno a Messina. Caronte Tourist, le autostrade da mare. Adesso rilassiamoci e ascoltiamo insieme i suoni più naturali del mondo. Le onde su una spiaggia bianca, gli uccellini in un bosco, il vento su una scogliera.
Power Suzuki con GPL di serie. Nasce la nuova Eco Generation Suzuki. Swift e Alto Eco Power con GPL gratis e grazie agli incentivi statali. Per colorare di verde la città, per muoversi senza limiti, per avere un'aria diversa. Eco Generation Suzuki. Scoprila in tutte le concessionarie. In ufficio erano tutti preoccupati, l'efficienza stava diminuendo mentre i costi stavano aumentando. Parlavo con la mia vecchia stampante e le dicevo: ti vedo spenta, forse dovresti staccare un po' la spina, insomma, datti un toner! Finché il capo ha detto: basta, cambiamo sistema. Abbiamo scelto Kyocera, ora è tutta un'altra musica. Efficienza.